Ok, allora grazie Giorgio dell'ospitata, grazie Lorenzo di aver organizzato tutto. Il tema, come al solito, è, come dicevamo anche prima, non è esattamente allegro, nel senso che si parla di metalli tossici e di solito tutti si addormentano, poi lo facciamo alla fine dei congressi, quindi è abbastanza interessante. Mi sembra che oggi si siano dette tante cose e tutte fanno riferimento a una logica comune, e questo è bello nel senso che alla fine in qualche modo si è coerenti con quello che si dice. Io non voglio farvi diventare matti, ma aspetta che non vedo. Ah, ok. Mi piace il video che fa sempre vedere Alessandro del gatto che cerca di svegliare il padrone ed è un po' come mi sento io quando cerco di trasmettere il concetto dell'attenzione ai metalli tossici, perché è difficile, sono scomodi, nessuno li vuole guardare, sono un argomento che dà un po' fastidio in qualche modo. Quindi io questa frase iniziale, proprio sono una realtà con cui dobbiamo convivere, non riusciamo tanto a scappare, non possiamo pensare di pulire il pianeta completamente e non averlo. Dobbiamo per forza affrontarli. E sono in effetti un problema. Adesso, scusate, ma sto. Ok. Giusto per dare due numeri, come ha dato anche Giorgio. Ho fatto una ricerca ieri giusto per vedere dei numeri e l'associazione to Metalli Tossici e Infiammazione su PubMed vengono fuori 3.179 voci. Con stress ossidativo sono 10.358. Con cancro e metalli tossici sono 11.888. Tra stress ossidativo e cancro 27.665 e infiammazione cancro 91.262. Questi numeri per forza ci dicono dobbiamo tenerne conto. Adesso poi la logica è che infiammazione, stress ossidativo, tumore sono correlati. Vorrei farvi vedere alcuni parametri che abbiamo visto già oggi in diverse relazioni perché sono interessanti. Allora, la concentrazione ematica di mercurio, arsenico, piombo e cadmio aumenta in certi lavoratori riferimento a questo lavoro, ma è coerente con un abbassamento, per esempio, di concentrazione di rame e zinco. Rame e zinco sono assolutamente importanti nella logica infiammatoria e una cosa vorrei far notare, che vanno spesso insieme. Un dato che mi interessa far passare anche è il fatto che anche in questi mesi di Covid, ma in generale, c'è sempre un po' la tendenza a dire prendiamo un solo elemento. I minerali lavorano di concerto, così anche come gli antiossidanti in generale. Dare un solo elemento rischia di squilibrarne i rapporti e quindi di avere delle concentrazioni non fisiologiche e scorrette. Quindi è importante che anche zinco e rame lavorino insieme. L'aumento di metalli tossici fa aumentare i marker infiammatori, per cui interleuchina 1 beta, interleuchina 6, TNF-alfa, ma anche i livelli di omocisteina. Oggi ne abbiamo parlato a lungo di tutti questi. Scusate che non riesco a. Ok. Ok. E l'omocisteina è un dato importante, ne abbiamo parlato a lungo prima, anche Mauro. Insomma, adesso lo vedremo poi tutto insieme. L'altra cosa fammentale è funzionalità renale alterata quando c'è tossicità e ridotta attività della glutatione perossidasi. Glutatione perossidasi, che è l'attività del glutatione, come si diceva prima. Ricordiamoci questi parametri: interleuchina 6, glutatione perossidasi, enzimi antiossidanti. Guardiamo lo stress ossidativo, che è concettualmente correlato a quella che è anche l'infiammazione.
spesso vengono pensati come quasi sinonimi. Cos'è lo stress ossidativo? È sì l'equilibrio tra produzione di radicali liberi e capacità antiossidante, ma anche la capacità di manutenzione. Cioè, quando noi produciamo troppi radicali liberi rispetto a quella che è la nostra capacità antiossidante, che è data dagli enzimi antiossidanti, anche dal glutatione, come si diceva, dalla glutatione perossidasi, e questa cosa non è sufficiente, c'è uno squilibrio. A quel punto c'è stress ossidativo. L'infiammazione può provocare stress ossidativo e lo stress ossidativo crea infiammazione in questo caso. Nel momento in cui c'è stress ossidativo e si rovinano soprattutto le membrane cellulari, in cui poi c'è perossidazione lipidica che quindi rovina e rende meno efficienti le cellule, fa sì che il processo diventi sempre più facile. Cioè do uno stimolo infiammatorio, non riesco a recuperarlo, non riesco a fare manutenzione, quindi rendere le membrane efficaci. A quel punto, mantenendo lo stesso tipo di stimolo, sarà una spirale che si autoalimenta, diventerà sempre più diventerà sempre peggio. Com'è che funziona l'attività dei metalli tossici con lo stress ossidativo? Funzionano che i minerali tossici, come piombo e cadmio, ma anche mercurio, hanno affinità con i gruppi tiolici degli enzimi antiossidanti. Quindi li inattivano, ne inibiscono l'azione. E gli enzimi antiossidanti sono superossido bismutasi, catalasi, glutatione perossidasi e glucosio esafosfato deidrogenasi. Se non funzionano bene, avremo una capacità antiossidante inferiore, quindi a parità di stress ossidativo non riusciremo ad agire in modo corretto. Allo stesso modo, i minerali tossici, quando sono cationi divalenti, vanno a sostituirsi agli enzimi, ai minerali che attivano gli enzimi. Cioè gli enzimi per funzionare hanno bisogno di minerali. La glutatione perossidasi di selenio, la catalasi di rame, manganese e zinco, la SOD, quella mitocondriale è solo manganese dipendente perché è di origine batterica. Altra cosa che viene riferita e viene provata. Guardate che io ogni cosa che dico poi ho messo sotto una indicazione di tipo bibliografico proprio per riuscire a mantenere un certo tipo di base su cui poi lavorare. Cioè il principio è questi dati hanno coerenza ma sono frutto di studi. Cioè noi possiamo fare le logiche di tipo biochimico ma poi all'atto pratico vedere cosa succede davvero è effettivamente importante. Allora, i metalli tossici riducono i livelli di glutatione, che è uno dei più importanti componenti della capacità antiossidante. Considerate che io con Driatec, come sponsor della Nazionale di Ultramaratona, ho lavorato con il CNR di Niguarda, in cui abbiamo misurato lo stress ossidativo negli ultramaratonetti. E allo stesso tempo, con gli stessi parametri, abbiamo lavorato con patologie neurodegenerative. Il glutatione ridotto eritrocitario è la sostanza che deve rimanere costante, cioè come se tutto il resto si possa sacrificare a livello cellulare, ma il glutatione deve rimanere costante. Questo diventa un concetto proprio importante. Quindi il fatto che con i minerali tossici andiamo a ridurre i livelli di glutatione, andiamo a rendere meno efficace tutto il sistema. In più, i metalli tossici, in questo caso il piombo, ma non solo, altera la metilazione, esaspera la proliferazione del danno ossidativo dei fosfolipidi di membrana, quello che dicevamo prima. Abbiamo parlato tutto il giorno di rimetilazione, che è, come dicevo prima, la manutenzione in qualche modo, cioè quello che si rovina lo devo risistemare. L'alterazione della metilazione fa sì che ci sia un'anomalia nella sistemazione anche del DNA, della riproduzione del DNA. Il professor Burgio prima ne ha parlato a lungo ed era una delle logiche per cui non si ragionava in termini di sfortuna, si ragiona in termini di possibile induzione da parte degli inquinanti in qualche modo. Quindi questo è un dato abbastanza importante, il fatto di dire è sfortuna o c'è stato non un'intenzionalità, ma dico, c'è una causa per tutto.
Questo è un punto di vista che a me lascia un po'... Cioè, ogni tanto mi viene da pensare qualcuno è sfortunato perché non riesce a far funzionare dei sistemi e altri sono più fortunati perché invece a parità di esposizione non evolvono in patologia. In realtà poi appunto c'è tutta l'epigenetica, per cui ragioniamo su inquinamento e tutto quello che abbiamo intorno. Mi piaceva far vedere questa diapositiva perché fa capire dove funzionano i micronutrienti come antiossidanti, dove sono fondamentali. Quello che dicevo prima sul mitocondrio, la SOD, la superossido dismutasi nel mitocondrio, è solo manganese dipendente. Per cui, per esempio, nell'interazione con il ferro, se uno prende come integrazione il ferro e non prende insieme il manganese, in realtà va a inibire l'azione del manganese, perché l'organismo li recepisce come simili. A quel punto, se io inibisco l'azione del manganese, non avrò un'efficacia della SOD a livello mitocondriale. E questo crea non pochi problemi. E Giorgio ne ha parlato a lungo prima. Allo stesso tempo, sui lipidi di membrana. Se uno ha stress ossidativo e c'è danno a livello dei lipidi di membrana, la vitamina E e il beta-carotene, che sono vitamine liposolubili e antiossidanti liposolubili, vanno solo a bloccare la proliferazione dello stress ossidativo sulla membrana. Cioè blocca lì la propagazione. Vuol dire che quello che è rovinato, sta lì. Cosa serve per riuscire a rigenerare queste vitamine? Servono vitamina C e glutatione sostanzialmente, che a loro volta avranno bisogno anche di acido lipoico e Q10 per rigenerarsi. Allora, finché si dà vitamina C ad alto dosaggio e idrosolubile, si può eliminare serenamente e ha un grosso effetto. Ma se diamo vitamina E o beta-carotene ad altissimo dosaggio, di fatto creeremo degli accumuli che poi alla lunga diventano tossici. È per quello che serve sempre avere insieme vitamina E e vitamina A, beta-carotene, con i cofattori che fanno parte di un concerto, che fa sì che ci sia un'efficacia antiossidante. Viceversa, avremo bisogno di più tempo per risistemare le cose. In sostanza siamo meno efficienti. Il cancro. Allora, ci sono tanti lavori, abbiamo visto prima, e la correlazione è di inquinamento, di concentrazione atmosferica, perché i minerali tossici li prendiamo dal cibo, dall'aria, dall'acqua, dall'ambiente. E ci sono correlazioni che sono proprio specifiche. Molto è fatto e molti lavori vengono fuori anche sul concetto di ruolo chiave dei minerali tossici con lo stress ossidativo e per quello che poi diventano protumorali. Inoltre c'è questa correlazione con alluminio, manganese, piombo e uranio con incidenza sulla mutazione genetica e sul tumore. Il manganese è un minerale essenziale. Cosa ci fa lì? Ci fa lì nel senso che i minerali hanno bisogno di essere in quantitativi corretti. Deve essere bilanciato, devono essere in equilibrio con gli altri. Nel momento in cui uno ne assume troppo o è esposto a inquinamento con dosaggi elevati del minerale, che poi è essenziale, diventano tossici anche loro, compreso il selenio, che è responsabile della glutatione per ossidasi, e non solo, poi lo vediamo. Quindi è importante che ci sia un equilibrio. Quali sono però i soggetti più esposti? L'abbiamo visto prima, ne abbiamo parlato a lungo. Per esempio, i bambini, e cioè le mamme. Ma non solo. Quando è che possiamo pensare ai metalli tossici? Pensiamo quando lavoriamo in posti dove ci sono alti livelli di inquinamento. Oppure c'è questo lavoro, il primo, nei tassisti in Brasile, dove erano riferiti i dati che ho fatto vedere all'inizio anche, o chi lavora nelle miniere di carbone. Ci sono lavori che possono essere a rischio. La questione è: siamo esposti più di altri.
varia anche a livello geografico. Uno non è semplicissimo, perché per esempio ho chiesto dei dati anche all'ARPA per capire quali erano le concentrazioni e i livelli di inquinamento nell'acqua. Non sono dati che si riescono ad avere in modo semplice, proprio a livello globale, però banalmente analizzare la propria acqua del rubinetto può essere un'idea interessante dal punto di vista di quello che è la esposizione che abbiamo nel quotidiano. Perché dico l'acqua del rubinetto, uno dice vabbè, ma io prendo l'acqua da bottiglia. In realtà cuciniamo, ci laviamo con l'acqua del rubinetto, quindi attenzione anche a questo. Non bisogna essere paranoici, però tanto a casa si sta e un'analisi dell'acqua può aver senso farla. Io però, quando parlo di metalli tossici, cerco sempre di sensibilizzare alle donne in gravidanza o che stanno pensando di affrontare una gravidanza. Il bambino accumula tutti i veleni che assume la mamma, a cui è esposta la mamma. E facendo tante analisi su campioni biologici, vedo sui bambini dei livelli che sono effettivamente molto elevati. Quando siamo fortunati, tra virgolette, quando ci sono le condizioni, riusciamo a buttare fuori tutto. Invece in alcuni casi rimane più all'interno e questo crea problemi al bambino. Infatti ci sono un sacco di lavori su esposizione di inquinanti alla mamma e poi con evoluzione di tipo tumorale sul figlio, oltre al ridotto sviluppo. Questa è una diapositiva che mi interessa perché, guardate, i numeri sopra sono le settimane dal concepimento. Nelle prime 10 settimane si sviluppano i sistemi più importanti. Se non stiamo attenti in quel periodo, rischiamo di creare quello che in qualche modo il professor Burgio ha detto prima, cioè non è sfortuna, è che ci sono state delle interferenze a cui abbiamo dovuto reagire a livello anche genetico. E in questo caso, quando vedo le mamme, una donna incinta direttamente, che fumano serenamente o anche bevono, non tanto per il discorso metalli tossici, ma diventa un fattore importante, e il consumo di pesce viene riferito come possibile esposizione dei neonati ai metalli pesanti. Sul consumo di pesce dobbiamo stare un po'... vorrei fare questa considerazione. C'è questo lavoro interessante, che è del 2007, dove fa un rapporto tra il mercurio e il selenio nei pesci, in questo caso nel Nord Pacifico, pescati. Perché dico questo? Perché c'è una correlazione diretta tra mercurio e selenio, cioè il selenio blocca il mercurio. Allora, nel momento in cui noi mangiamo degli alimenti con un rapporto a favore del selenio rispetto al mercurio che c'è nel pesce, in qualche modo riusciamo a bloccare l'effetto tossico del mercurio e avere invece un apporto in più di selenio, oltre ad avere tutti gli acidi grassi buoni che contiene il pesce. È ovvio che in una situazione di gravidanza forse è il caso di stare attenti. Uno dei consigli che si dà normalmente è prendere dei pesci che siano più piccoli, in modo che abbiano meno tempo di accumulare metalli pesanti. Però questo è un dato per non demonizzare quello che è l'assunzione di pesce, che sicuramente può contenere più mercurio di altri. Ho fatto questa mappa per il selenio, in modo che abbiate anche sotto controllo quello che può essere l'azione che ha il selenio e le sue funzioni, con le patologie correlate da eccesso o da carenza. Considerate che la dose, il valore nutrizionale di riferimento è 55 microgrammi. Prendere tutti i giorni 500 microgrammi di selenio è tossico, quindi bisogna stare attenti. È un alimento... 5 minuti. Ok. Che non vedo niente qua, però vabbè, ok, non vedo neanche il tempo. Importante il selenio perché comunque difende a livello di stress ossidativo, lavora sulla funzione tiroidea, nel senso che
se abbiamo iodio ma non abbiamo selenio, in realtà non riusciamo a fare l'ormone tiroideo. E soprattutto il selenio ha un'azione specifica anche antitumorale, è proprio proapoptotico e antiangiogenetico, quindi diventa veramente fondamentale. Andiamo veloci, le altre cose, le altri soggetti su cui c'è un problema sono le patologie neurodegenerative, dove in effetti, noi abbiamo fatto questo lavoro sempre con patologia a Milano, con la professoressa Ferrero, dove più di 1150 pazienti con patologie neurodegenerative e controlli sani, altri non neurodegenerative. Il concetto che dicevo della sfortuna, in realtà non è sfortuna, ma i soggetti più deboli in qualche modo accumulano più metalli pesanti, a parità alla fine di esposizione, stesso luogo, stessa situazione ambientale. Questo diventa importante. Allora, qual è la differenza? La differenza è che noi possiamo avere esposizione, ma non per forza arriviamo alla tossicità. Si vuole che assimiliamo il metallo pesante, che lo teniamo all'interno e alla lunga poi diventa tossico. Le condizioni che favoriscono l'accumulo sono uno squilibrio dei minerali essenziali, e tutti i lavori che fanno riferimento alla tossicità riferiscono anche un abbassamento di quello che è i minerali nutrizionali e le vitamine, lo stress ossidativo e l'infiammazione cronica. Quindi dobbiamo difenderci monitorando quelli che possono essere gli eventuali accumuli, identificare le fonti inquinanti e ridurre l'esposizione a quello che è possibile, cercare di mantenere l'equilibrio dei micronutrienti, ridurre lo stress ossidativo e l'infiammazione e valutare la necessità di terapie chelanti. Allora, ovvio che quello che ho detto prima, i minerali tossici li troviamo ovunque, quindi dobbiamo stare attenti. Una cosa importante è se siamo considerate l'effetto sinergico con i pesticidi. I pesticidi aumentano la tossicità dei metalli tossici e viceversa. Quindi se sappiamo di essere in zone dove ci possono essere pesticidi, stiamo ancora più attenti. I test di laboratorio che ci possono aiutare. A parte l'EpiNutraCell, che ci dà un'indicazione più generica di quello che è l'esposizione e la sensibilità ai metalli tossici, che diventa effettivamente molto importante da questo punto di vista, l'altra cosa è, consideriamo le diverse analisi. Se andiamo a vedere cosa c'è nel sangue, vedremo una tossicità acuta o un avvelenamento. Invece, se dobbiamo andare a vedere un'esposizione recente, dobbiamo andare a vedere, sì, il sangue, però i livelli saranno diversi, o le urine senza che ci sia un agente chelante che ne provoca l'espulsione. Per un'esposizione più a lungo termine è meglio il capello, perché a quel punto il capello raccoglie quello che è in circolo e quindi lo possiamo vedere senza che ci sia un agente chelante specifico. L'accumulo negli organi lo possiamo vedere con un challenge test con le urine, con un agente chelante. Qual è il difetto? Il difetto è semplicemente che un agente chelante può essere più o meno affine a diversi metalli tossici. Quindi magari ne vediamo qualcuno all'inizio e poi ne verrà fuori ancora qualcun altro. Mentre sul capello riusciamo a vedere tutto quello che, a cui siamo esposti in qualche modo. Sono situazioni diverse, sono da valutare insieme col medico, ovviamente. Vi passo questa, che è un po' riassunto di tutti i metalli tossici, con le fonti di esposizione, i possibili segni e sintomi e le sostanze che possono contrastarle. Questo lo giro anche, nel senso che alla fine l'obiettivo è dare in qualche modo uno strumento semplice, per quanto possa essere semplice, per riuscire a ricordarsi che ci sono i metalli tossici e sapere un minimo cosa fare e come evitarli soprattutto. Questo ho fatto vedere anche Alessandro prima, praticamente è dove vanno i singoli minerali, su quali sistemi e apparati. Se andate a vedere sul sistema nervoso centrale, praticamente tutti i minerali tossici agiscono. Questi sono i vari agenti chelanti che possono essere utilizzati per le terapie chelanti, ovviamente sempre sotto controllo medico. L'EDTA è un chelante che in qualche modo, con un protocollo ormai testato da tanto tempo, non dà sostanzialmente effetti collaterali. Questo è un ottimo vantaggio. C'è anche questa mappa che ho fatto in modo che
per ogni minerale ci sia il dosaggio teorico corretto per la giornata, per il dosaggio quotidiano, il valore nutrizionale di riferimento e le fonti nutrizionali. E poi il riassunto, cioè concettualmente, se noi abbiamo un sistema antiossidante e sistema immunitario che funzionano in modo corretto, abbiamo un tetto. Se noi consideriamo di essere una casa, la nostra cellula e noi siamo come delle case, abbiamo bisogno di un tetto che ci protegga, e questo è il sistema antiossidante e il sistema immunitario. Poi abbiamo bisogno di fare manutenzione, quindi la rimetilazione, e poi buttare via la pattumiera. Se non facciamo manutenzione invecchiamo prima. Se non buttiamo la pattumiera, in realtà dopo poche settimane non riusciamo neanche più a entrare in casa. Quindi diventa importante. Questo è un po', questo è un bel lavoro dove si va a vedere con quali logiche viene compromesso la funzione immunitaria. E sono cose che abbiamo detto fino adesso. Quindi dieta, stress, inquinamento, stile di vita, concettualmente. Questa è la traduzione rispetto a prima del fatto della rimetilazione e della transulfurazione. Vedete come il glutatione è fondamentale, che rappresenta proprio la capacità detossificante, mentre il ciclo dei folati, di cui abbiamo parlato anche prima, e la rimetilazione, quindi la ricostruzione e la corretta ricostruzione di quello che è il DNA e tutte le proteine, diventa, e i fosfolipidi di membrana, diventa una base fondamentale per riuscire a stare bene concettualmente. L'omocisteina è un dato, che è un esame semplice, che ci può anche dire, guarda che questa situazione è compromessa, quindi cerchiamo, stiamoci più attenti ai metalli tossici e a tutto il resto ovviamente, però intanto ai metalli tossici. Questo è il ciclo del glutatione, dove l'ho fatto vedere perché i lavori fatti con il CNR vanno ad agire sullo stato redox dei tioli, quindi un equilibrio di un complesso. Cioè non serve che io dia solo glutatione, la questione è che deve funzionare tutto un meccanismo, tutto il ciclo. Per cui serve andare a controllare i livelli di cisteina, cisteiniglicina, glutatione e anche l'omocisteina, perché rientra nel ciclo. Questo è il lavoro che abbiamo fatto. Una cosa che è venuta fuori in modo coerente rispetto anche ai lavori precedenti, su anche tumori e altro, è che nelle patologie neurodegenerative abbiamo trovato omocisteina alta e glutatione ridotto eritrocitario basso. Qual è la novità? Anche il fatto che siamo riusciti con 250 mg di glutatione a ripristinare in modo molto rapido i valori di glutatione ridotto eritrocitario che erano molto molto bassi, lasciando più o meno invariati quelli che erano i valori normali. Quindi, quello che mi interessa far passare è che proprio non dobbiamo far finta che non ci siano i metalli tossici. Esiste la tossicità e dobbiamo tenerne conto. Dobbiamo cercare di scappare dalle fonti, anche se non è sempre possibile perché viviamo in un mondo inquinato, quindi ci resta che lavorare su di noi e rendere meno il nostro organismo meno sensibile all'accumulo. E fondamentalmente si fa con lo stile di vita, con l'equilibrio dei micronutrienti. Io vi ringrazio, scusate l'ora e grazie mille. La rapidità, aspetta che non vedo. E grazie soprattutto per gli schemi spettacolari che io posso, ho mandato le slide o mandare gli schemini. Ho visto che c'è la... aspetta che non vedo. Non vedo niente. Com'è che si fa? Ma ti tolgo io No, io tolgo lo sharing. Eccolo qua, ho fatto io. A posto.